sono riusciti a capire una parola? Chiese il procuratore ai genitori. Che stia prendendosi il gioco di noi? Per carità! Gridò la madre già in lacrime. Forse è ammalato gravemente e noi lo tormentiamo! Grete! Grete! Chiamò poi a gran voce. Mamma! Rispose la sorella dall'altro lato. Si scambiavano discorsi attraverso la stanza di Gregor. Corri immediatamente dal medico. Gregor è malato. Dal medico, presto! Hai sentito come parla? Era una voce di bestia, disse il procuratore in tono stranamente smorzato rispetto alle strida della madre. Oh nonno! Gridò il padre attraverso l'anticamera in direzione della cucina. Va subito a chiamare un fabbro! Già le due ragazze correvano nell'anticamera facendo frusciare le gonne. Come aveva potuto la sorella vestirsi così presto? E spalancavano la porta d'ingresso, che poi non si sentì sbattere. Evidentemente l'avevano lasciata aperta, come avviene nelle case colpite da qualche grave sciagura. Gregor, intanto, si era fatto molto più calmo. Dunque gli altri non capivano le sue parole, benché a lui fossero apparse abbastanza chiare, più chiare di prima, forse perché il suo orecchio vi aveva fatto l'abitudine. Ad ogni modo, ormai la gente era del parere che in lui vi fosse qualcosa non del tutto regolare ed era disposta ad aiutarlo. La prontezza, la sicurezza con cui erano state prese le prime misure lo rincuoravano. Si sentiva nuovamente accolto nella cerchia umana e sperava da quei due uomini, il medico e il fabbro, che non gli apparivano ben distinti. Qualcosa di grandioso e di sorprendente per garantirsi negli imminenti colloqui decisivi la più chiara voce possibile. Tossicchiò lievemente, attento a non farsi udire, poiché poteva darsi, non si sentiva più di deciderlo da solo, che anche quel rumore suonasse diverso dalla voce umana. Nella camera attigua, frattanto, si era fatto silenzio. Forse i genitori erano seduti al tavolo col procuratore e bisbigliavano, o forse tutti stavano ad origliare dentro la porta. Lentamente Gregor si spinse verso l'uscio con la sedia, poi, scostata quest'ultima, si appoggiò tutto eretto al battente. I polpastrelli delle sue zampine erano un po' appiccicosi e per un istante si riposò dallo sforzo, quindi si accinse a girare con la bocca la chiave della serratura. Purtroppo gli pareva proprio di non aver denti. E con che cosa allora afferrare la chiave? In compenso, però, le mascelle erano ben robuste e col loro aiuto la chiave poté essere smossa, anche se così facendo si ferì e un liquido bruno gli sfuggì di bocca, cadendo sulla chiave e sgocciolando a terra. Sentano, disse il procuratore nella camera accanto. Sta girando la chiave. Questa frase fu per Gregor di grande incoraggiamento, ma pensò, tutti avrebbero dovuto incitarlo, anche suo padre e sua madre. Su, da bravo, Gregor! Avrebbero dovuto gridargli, su, dai, forza con la serratura! E immaginando che l'interesse generale fosse concentrato sui suoi sforzi, chiamò a raccolta ogni energia e disperatamente si diede da fare intorno alla chiave. Man mano che andava girandola, pallonzolava intorno alla serratura e, sorreggendosi con la bocca, si appendeva alla chiave o, a seconda della necessità, la spingeva in giù con tutto il suo peso. Finalmente la serratura scattò all'indietro. Con un suono nitido
che fu per Gregor un vero richiamo alla realtà. Non c'è stato bisogno del fabbro, pensò, ripigliando fiato, e posò la testa sulla maniglia per aprire del tutto la porta. Dato che fu costretto ad aprirla così, l'aveva già dischiusa abbastanza largamente senza che nessuno l'avesse ancora scorto. Dovette girare adagio intorno al battente, mettendoci tutta la prudenza per evitare di andare goffamente a gambe all'aria prima di entrare nell'altra stanza. Era ancora tutto impegnato in quel difficile movimento, né aveva modo di preoccuparsi d'altro quando udì un sonoro qualcosa di simile a un sibilo di vento uscir di bocca al procuratore. E poi subito lo vide, lui che era il più vicino all'uscio, premersi la mano contro la bocca aperta e lentamente indietreggiare come spinto da una forza invisibile e graduale. La mamma, che nonostante la presenza del procuratore portava ancora i capelli sciolti alla guisa notturna e tutti irti, fece due passi in direzione di Gregor e infine cadde, mentre le gonne le si sparpagliavano intorno, il volto insensibilmente sprofondato nel seno. Il padre strinse il pugno con aria irata, quasi volesse ricacciare Gregor nella sua stanza. Si guardò intorno incerto. Nel tinello si coprì gli occhi con le due mani e scoppiò in un pianto che gli squassava il petto possente. Gregor non entrò nella stanza, ma si appoggiò al lato interno del battente, fissando al suolo, in modo da lasciar scorgere solo una metà del corpo e sopra di esso la testa piegata con la quale guardava gli altri. Nel frattempo l'aria si era fatta molto più chiara. Sull'altro lato della via si vedeva distintamente un tratto dell'interminabile fabbricato color nero fumo. Era una clinica, con le finestre che, rigide e regolari, ne tagliavano la facciata. Continuava a piovere, ma solo a grosse gocce, visibili una ad una, e che si spiaccicavano al suolo distintamente. La tavola era coperta di ogni genere di stoviglie per la colazione. Questa per il babbo era il pasto più importante delle giornate ed egli soleva prolungarla per ore nella lettura di vari giornali. Proprio sulla parete di fronte era appesa una fotografia di Gregor in servizio militare, vestito da sottotenente, con una mano sullo spadino. Sorrideva spensierato e pareva esigere rispetto per il suo portamento e la sua uniforme. L'uscio verso l'anticamera era spalancato e, poiché era aperta anche la porta di casa, si scorgeva il pianerottolo e l'inizio della scala che conduceva in basso. «Ecco!» disse Gregor, ben consapevole d'essere stato l'unico a mantenere la calma. «Ora mi vesto, mi riavvolgo il campionario e parto immediatamente. Volete lasciarmi partire una buona volta? Ecco, lo vede anche lei, signor procuratore? Non sono testardo. Lavorare mi piace. Certo, i viaggi mi affaticano, ma senza di essi non vivrei. Dove va, signor procuratore? In ufficio, vero? Mi promette di riferire ogni cosa fedelmente? Vede, per un momento uno può non sentirsi in grado di lavorare, ma allora è giusto che si ricordi che quel che ha fatto prima e che si abbia fiducia in lui, nella sua capacità di riprendere il lavoro con più zelo e impegno che mai.
una volta superato l'ostacolo, sono così obbligato verso il principale. Lei lo sa bene. D'altra parte ho da pensare ai miei genitori e a mia sorella. Mi trovo nelle peste, ma me la caverò, vedrà. Lei però non mi complichi ancora la situazione. Tenga le mie parti in ditta. Nessuno ha simpatia ai viaggiatori in commercio, si sa. Tutti credono che guadagnino denari a palate, che facciano la bella vita e non hanno mai occasione di riflettere un po' a questo pregiudizio. Ma lei, signor procuratore, lei ha la possibilità di rendersi conto della realtà delle cose più chiaramente del restante personale, più chiaramente. Lasci che glielo dica dello stesso principale, che nella sua qualità di diretto interessato può essere facilmente indotto a dare un giudizio sfavorevole sui suoi dipendenti. E poi lei lo sa, il viaggiatore sta lontano tutto l'anno ed è vittima di una qualità di chiacchiere, di coincidenze, di lagnanze ingiustificate contro cui non ha modo di difendersi, perché quasi sempre non ne sa nulla, e solo quando esausto torna a casa da un viaggio comincia a sentire su di sé le dolorose conseguenze di cause che non è più in grado di ricostruire. Signor procuratore, non se ne vada prima di avermi significato con una parola che almeno in piccola parte mi dà ragione. Ma fin dalle prime parole di Gregor il procuratore si era voltato e, sporgendo le labbra sopra la spalla scossa da tremiti, guardava indietro verso di lui. Durante tutto il discorso di Gregor non era mai stato fermo un istante, ma sempre fissandolo. Si era pian piano rannicchiato contro il battente della porta, quasi che un misterioso divieto gli impedisse di uscire. Già stava nell'anticamera e, dal brusco movimento con cui per l'ultima volta staccò il piede dal pavimento del tinello, si sarebbe detto che le suole gli bruciassero. Dall'anticamera fece un ampio gesto con la destra in direzione della scala, come se lì lo aspettasse qualche liberazione venuta dal cielo.